tratta nelle isole Lingshan. Siamo... I nordcoreani hanno preso il controllo. Stanno radunando i civili all'esterno. Abbiamo trovato qualcosa sepolto nella roccia. Questa scoperta potrebbe cambiare il futuro. I coreani non sanno con che cosa hanno a che fare. Nomad, sei con noi? Ok, attenzione signori. Le informazioni indicano una forte presenza militare sull'isola. Abbiamo l'elemento sorpresa, sfruttiamolo. I nordcoreani non sanno che siamo qui. Li faremo a pezzi senza problemi. Calma, Psycho. Concentrati. È un'operazione segreta. Il nostro lavoro è trovare e prelevare. Non siamo in guerra. Per ora. Prophet, almeno si sa se quelle persone sono vive. È quello che dobbiamo scoprire. Non siamo più in contatto con Rosenthal da una settimana, da quando i coreani hanno sigillato l'isola. Due giorni fa abbiamo rilevato il segnale di soccorso dalla nave dei ricercatori. Laggiù qualcuno vuole essere trovato. Quadra Raptor, iniziamo l'avvicinamento. Pronti a te. Bene, prepararsi. Su le maschere. Una volta fuori dall'aereo, informazione con me. Paracadute al mio ordine. Verde fra 5, 4. 3, 2, 1. Via, via, via! Ci vediamo alla zona d'atterraggio! Il Jason ci manda a caccia di archeologi adesso. Sarà una passeggiata. Ho sentito di questo tizio, deve aver scoperto qualcosa di grosso per innescare tutto questo. Ma 50 verdoni che questo Rosenthal non è il vero motivo per cui siamo qui. Silenzio squadra, niente distrazioni, abbiamo informazioni limitate. Il comando si sposta sulla USS Constitution, finché non saranno operativi saremo da soli. Paracadute al via, via! Ma che diavolo, avete visto? Ha beccato Nomad, il paracadute! Non ho il paracadute, non ho un cazzo di paracadute! Principale, riserva, niente! Sta calmo ragazzo, sei sull'acqua, la tuta dovrebbe assorbire l'impatto. Nomad, qual è la tua condizione? Sto bene, ma il mio HUD è danneggiato. Che diavolo era? Non lo so, ma hai mancato la zona d'atterraggio, raggiungi la spiaggia. Subito. C'è qualcuno alla zona d'atterraggio? Siete sparpagliati dappertutto, fate rapporto. Qui Psycho, sono a terra, mi sto muovendo. Jester, sono a terra, verso la zona d'atterraggio. Aztec, non ricevo il tuo segnale video, a rapporto. Aztec, a rapporto. Merda. Prophet, sono sulla spiaggia. Hai preso una bella botta, alcune funzioni della tuta sono disattive. Lasciami fare un rapido controllo. Sto perdendo il tuo segnale video, cerco di ricalibrare. Energia. Bene, la tuta risponde, sei di nuovo operativo. Nessun segnale da Aztec. Nomad, raggiungi Chester e dirigetevi verso Aztec. Controlla il visore degli obiettivi. Salve a tutti, amici guerrieri, bentornati in questo nuovissimo video, ma questa volta su Crisis Remastered, perché la Crytek è stata gentile che mi ha dato una chiavettina e quindi noi per ringraziarli lo portiamo, anche perché ero curioso proprio di testarlo sulla nuova scheda video. Quindi la 3080 Ti, e vedere un pochettino come girava.
per farvi vedere, allora, queste sono le impostazioni, questo è quello dello schermo, e qui avanzare ho messo Kenny Tran Crisis, tutto quanto, e tutto, proprio tutto, questo non si può mettere, questo è personalizzato, quindi non, boh, io ho fatto direttamente qua e ho scelto l'ultima, e ho tolto i motion blur. E poi ho tolto anche i crosshair perché non mi piaceva. E preferisco senza. E tra l'altro, anzi, prima vi ricordo che ci esiste G-Portal. Grazie G-Portal come sempre per la sponsorizzazione. Quindi link in descrizione per il codice sconto del 5% su tutti i vostri server. Allora, praticamente, allora intanto qua come sempre andiamo anche di silenziatore e innesto tattico, possiamo farli addormentare. Allora, praticamente, vedo adesso che sto già sugli 80 fps in questo momento, ma andando più avanti nel punto in cui poi ci sarà il sole eccetera, sono sinceramente curioso di vedere come si comporta. In più sto registrando e quindi c'ho anche la scheda che viene utilizzata da OBS per registrare, e sono muy curioso. Controlla di aver innestato il silenziatore. Ce l'ho. Attento, Nomad. Nemici davanti a te. Comportamento attivato. Bam. Ma scusa, erano due o non era morto il primo? Comportamento attivato. I bastardi sono in allerta? O sono arrivati adesso? Quindi praticamente tutto questo semplicemente perché lo voglio testare. Poi adesso andiamo avanti, non so, 30-40 minuti di gioco e poi vediamo un pochettino. Non credo di farci una serie. Oh, era Ed, c'ha tali mortacci della tua mamma. Allora, questo lo posso prendere di già. Dammi qua. E ci mettiamo. No, l'innesto non ci interessa. Mettiamo il mirino. E per ora anche la torcia. Madonna, ha fatto il salto troppo in alto. Prophet, sono Aztec. Mi ricevi? Ti sento. Yes. Situazione? Qualcosa mi ha colpito mentre scendevo. Sono bloccato fra gli alberi. Ok, Aztec, tieni duro. Stiamo arrivando. Ok. E noi si va avanti. E nel premuto 6 menu selezione arma. Ah, 6 lo fa questo qua, ok. No, sì, sì. Oh, vaffanculo. Ciao. Ho giocato sul portatile, che lo gioco a elevata DLSS qualità. Non mi lamento, sinceramente. L'ho provato lì e ho ottimizzato molto molto bene. Ora sinceramente Kenny Tran è sempre stata molto piuttosto peso. Siamo qui porca troia. Il nostro amico impiegato nell'albero. Oddio. Cos'è successo qui? Sentito? Questa storia non mi piace.
Avanzo. He's dead. Chester, a rapporto. Condizione di Aztec? Morto, capo. Maledizione. Ma che cazzo sta succedendo? Non lo so, ma penso che qua giù non siamo soli. Di che si tratta? EPC? Negativo. Abbiamo 4 coreani morti, ma non può averli uccisi Aztec. È opera di qualcos'altro. I cadaveri sono a pezzi. Merda, va bene. Un minuto di silenzio e proseguite. Ci vediamo alla zona di atterraggio. E per Aztec, signore? Lo dobbiamo lasciare appeso lì. Negativo, lo vaporizzerò. I coreani non devono mettere le mani su quella tuta. State indietro. Merda. Non mi ci abituerò mai. Adios, amico. Ok. Che poi, tra l'altro, a me sembra su OBS che non stia girando benissimo, ma su OBS. D'accordo, capo. Subito, profet. C'è movimento più avanti, passa alla modalità occultamento. Occultamento attivato. Una pattuglia dell'EPC. Eliminala, senza fare chiasso. Io di solito vi faccio vedere com'è che opero. Pam! Occultamento attivato. Pam! Nessuno si è accorto di niente. Munizioni. Oddio, l'altro amico, eccolo qua. Munizioni. Very, very thank you. Oh, vediamo. Stiamo per arrivare adesso nel clou del gioco. Sì, sì, non ti interessa. Sì, sì, sì. Pensa a me. Cioè, ricevuto, profet, ci penso io. Comunque spero che il fatto che non si vede bene su OBS che sia perché è full screen. Ogni tanto salgono i giochi full screen, poi negli altri schermi non si vedano benissimo come fluidità. Vediamo. Beh. Individuate pattuglie delle PC sulla spiaggia. Usa beh. Il binocolo per localizzarle. Non procedere alla cieca. È bello peso anche per la mia scheda video. Vedo un grosso. Anche se quella deve essere sinceramente la stazione di disturbo. Il 52% sto utilizzando. Quindi è un po' problema di ottimizzazione del gioco, mi sa. E infatti vado a 45 fps. Oddio. È un po' tantino, eh. Cioè, pochino, eh. Allora, credevo che il gioco fosse ottimizzato un po' meglio, sinceramente. Adesso l'ho messo a tutto massima invece di Kenny Tran. E ci ho guadagnato 10 fps pari, più o meno. Comunque, già, giusto. Comportamento attivato. Digi 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 di. Comportamento attivato. Comportamento attivato. Comportamento attivato. No, non hai visto niente. Comportamento attivato. Comportamento attivato. Tiè. Tiè. Beccatevi questo. Tu. Possiamo parlarne. Giuro che ne possiamo parlare. Quella deve essere la stazione di disturbo. Eccoci, quello che chiama rinforzi. Allora, possiamo parlare di quello che è successo. Ne possiamo parlare, lo giuro. Sono sincero, io non volevo che agli mortacci tua. Io volevo fare cose del genere. Non era mia intenzione
schiattare in quel modo. Let's go. Musica un po' altina. Perfetto. Pezzi di merda. Sì, danni. Quale danni? Non esistono i danni. No, ok, volevo fare una cazzata. Yeah. Beccatevi questo. Ascoltate, abbiamo localizzato il segnale di soccorso in una valle 3 km in est. Saiko e io ci stiamo andando. Raggiungeteci, ma fate attenzione. Il nemico è presente in forza. Ricevuto, Prophet. Ah, ecco. Ok. A posto. Bastardi! Oh! Eccolo ancora vivo, si è svegliato ora. Eccoci qua. Morite, bastardi! È morto o è sopravvissuto? Sembra morto. Oh no, come il pane. Basso profilo. Oh madonna. Vabbè. Abbastanza basso come profilo. Abbastanza basso. Dov'è il mio amico? Qui. La 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 la. Andiamo a piedi, visto che ci caccano così tanto il cabo. Dammi qua. Let's go. Energia al minimo. Nomad, il JSOC segnala un posto di comando dell'EPC sulla penisola orientale. Devi infiltrarti per ottenere informazioni sulle postazioni del nemico. Ti invio subito le coordinate. Ricevuto. Roger. Ogni tanto mi sembra pazzo. I proiettili mi sembrano un po' pazzi ogni tanto. Voglio tasto. Raggiunge quel checkpoint, usa la modalità velocità. Sì, 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 sì. Ma io prima. Ma la tua mamma. Porca troia. No, oh, quella ha chiamato rinforzi. Anche la sua mamma fa le cosacce, eh. Granatine, munizioni. Ok, allora. Noi ce ne andiamo a sistemare. Se non mi sbaglio, in quello giallo c'è tipo il computerino. Sono. Non ci sono. Ma
L'IA non è che è intelligente qui. È che c'ha nel wallhack. Ti devono spottare a prescindere, sti bastardi. Comportamento attivato. Comportamento attivato. Non ci sono. Cucù. No, non hai sentito niente. Ma allora vedi? L'ho fatta apposta. No, non voglio usare questo. Non la prendo. Non le prendo le munizioni. Va bene, ho capito. Devo spaccare come Hulk. Come Hulk. Allora. Corazza, corazza, almeno si corre in maniera un po' normale. Ad esempio, guardando da questa parte, 47 ne faccio. No, di qua si è sistemato. 47, ecco di nuovo. Prophet, sono all'interno del centro comunicazioni. Controlla quei terminali. Vedi se riesci ad accedere alla loro rete tattica. Ecco, sono dentro. Sto scaricando. Ho le informazioni. Raggiungo il punto d'incontro. Ben fatto, Nomad. Ero stramega gasato perché secondo ho detto... Secondo i rapporti hanno evacuato l'intera popolazione civile. Fai parlare. Cosa diavolo stanno nascondendo? C'è dell'altro. Sembra che a capo dell'intera operazione ci sia il generale Rich Alchio. Se qualcuno fosse una cosa facile, mi spiace deluderlo. Kyaong significa guai e ai suoi ordini c'è un'unità delle forze speciali dell'NPC. Scusa, non la posso buttare giù ste cose qui? No, va bene. Comunque, io ero super gasato, ho detto porca troia, ora con questa scheda video vado su Crysis e sfondo tutto a 882 fps. Orco boia. Non mi vedete, eh? Non rompete il cazzo. E invece... Uomo a terra! Comportamento attivato. Guarda come funziona. Pam, pam. Ma? Ok, uccisi. Vabbè, comunque qualcuno su c'è. Uccidi la pompa. Munizioni. Munizioni. Non me le fa prendere. Non me le fa. Ah, munizioni al massimo, ok. Non ha fatto. Oh oh oh. C'è una cosa che devi vedere. Sì, prima voglio sfondare sti coreani. Aspetta un attimo. Subito. Corazza massima. Bano, altre granate, dammi qua. Sono goloso di granate. E queste sono altre munizioncine. Perfetto. Corazza massima. Corazza massima. Mettevo la corazza massima, sennò mi faccio male con il fatto che metto i piedini per terra. La chiamata di Luska. Yoink. Yoink. Aio. Yoink. E yoink.
Energia al minimo. Era ora che arrivassi. Riesci a crederci? Pare che da queste parti sia difficile trovare parcheggio. Titanic 2.0. E ho perso il canale sicuro con il J-Soc. Ci sono troppe interferenze. Ma elettriche. Different. Ehi, capo, guarda qui. Una carta topografica. C'è una zona evidenziata. Probabilmente il sito degli scavi si trova in questa valle. Come fai a dirlo? Senti, non abbiamo nient'altro. Diamoci una mossa. Io non vado proprio da nessuna parte se non mi dai subito delle spiegazioni. Non credo più a quelle stronzate sul trovare e prelevare. Già. E da quando i nordcoreani hanno un fottuto raggio congelante? Esatto. Qui mi sembra di essere finito in un fumetto del cazzo. Vi ho detto tutto quello che dovete sapere. Tutte stronzate, tu lo sai. Aztec è morto e noi non abbiamo idea di che cosa l'abbia ammazzato. Io l'ho visto bene, capo. Era mutilato, squartato in due. Insomma, di cosa stiamo parlando? Qui non si tratta di coreani. Jester ha ragione. Se questo Rosenthal fosse un idiota qualsiasi, non saremmo qui. Basta così, Psycho. Avete ricevuto degli ordini. Il nostro lavoro è trovare quelle persone ed è quello che faremo. Adesso muoversi. Ma e questo cazzo? È un ordine. C'è qualcosa. Eccolo. Cagnolino. Cagnolino alieno. Maledizione! Ah! Ah! Ha preso Jester. Dobbiamo andarcene. Via da qui, subito. Avanti, muoversi, muoversi! L'avete visto? Dov'è andato? Da questa parte, forza, andiamo! Corazza massima. Let's go, anzi vado prima io, scusate, tanto non ci dovrebbe essere nessuno a parte loro, morti. Stiamo andando. Let's go, io sono quello più veloce perché voi state con l'armatura. Mentre io non me la tengo e faccio flash. Berry Allen per gli amici. Qui l'attivo. Figlio di puttana. Maledizione! Ma che succede, capo? Qui ci stanno massacrando. Se lo sapessi te lo direi, te lo giuro. Indietro ora. Devo vaporizzarlo. Addio, bello. Corazza massima. Occhio, siamo quasi al centro comunicazioni dell'EPC. Coprimi le spalle. Ok, let's go. Profetio. Meno male. Sembra sicura, avvicinati al centro comunicazione. Io accedo al canale protetto delle PC. Nomad, tu e Psycho controllate il perimetro. Ok. Pronto per controllare il perimetro, amico. Le PC trattiene un ostaggio civile nel villaggio a un chilometro da qui. Potrebbe essere un membro della squadra di Rosen. Nomad, devi infiltrarti nel villaggio e recuperare tutte le informazioni possibili. Io resto qui a controllare le comunicazioni. Sì, signore. Trovare l'ostaggio. Perfetto. Cristallino. Quando avremo Cristallino finito, sì. Fornirà supporto. Ok. Va bene, signori. Dai, è arrivata la nostra mezz'oretta. Io credo che l'abbiamo testato abbastanza. E sinceramente credevo meglio come ottimizzazione. Anche perché in qualche punto, no, 47. Ho detto, vabbè, se mi va in elevato, mi va... sui 40 fps nel portatile in alcuni punti. A casa con la 3080 Ti, e buono, ma andrà
Ma andrà bello, bello spedito. Magari starò oltre 144 fissi. E invece, eppure i DLSS qua in qualità. Cioè, tra l'altro, cioè, proprio ho già il DLSS. Se non lo mettessi, esploderebbe tutto. Però, signori, che dirvi? Noi l'abbiamo provato, siamo tornati veramente, cioè almeno io sono tornato bambino a rigiocarlo, che lo giocavo tantissimo quando uscì in un PC di merda, tutto al minimo, 30 fps, forse anche un po' più basso, ma era troppo bello e ci giocavo comunque. Quindi niente, signorini, dai, spero questo video vi sia piaciuto. È stato un video un po', come dire, molto chill, molto calmino, come tanto ultimamente preferisco fare. Mi piace di più fare questi tipi di video. Quindi niente, signorini, dai, noi ci si vede in un nuovo video e andatevi a vedere l'ultimo episodio di Chernobylite. Alla prossima, belli, ciao ciao.